Il controllo posturale è alla base dello sviluppo delle competenze neuromotorie del bambino ed è uno strumento fondamentale per la terapia riabilitativa di pazienti con danni del sistema nervoso centrale e periferico. L'unità operativa di neuroriabilitazione del bambino Gesù di Palidoro ha sviluppato una metodica per il recupero del bilanciamento posturale attraverso l'uso di una pedana oscillante che ha già ottenuto risultati importanti. Abbiamo dei dati preliminari di bambini grandi, e quando dico grandi parlo di bambini che vanno dai 4 agli 8 anni, con una storia clinica di trauma cranico, in cui l'uso di un training per il bilanciamento posturale e l'uso della pedana stessa ha permesso di ridurre di un terzo i tempi di degenza, o meglio, ha permesso di velocizzare di un terzo i tempi di recupero e quindi il ritorno a casa. Questi risultati hanno spinto il dottor Stortini e i suoi colleghi a organizzare un corso specifico, prevedendo di poter estendere l'uso della pedana anche all'assistenza domiciliare. Questo corso è destinato a tutti gli operatori della riabilitazione, in particolare fisioterapisti e terapisti della neuropsicomotricità, ma anche ai logopedisti per le problematiche, per esempio, inerenti la difficoltà di allineamento del capo nelle problematiche deglutitorie. È riservata ai terapisti occupazionali e, ovviamente, dentro un discorso di responsabilità di progetto riabilitativo, ai medici, neuropsichiatri infantili, ai neurologi e ai fisiatri che si occupano d'infanzia.